famiglia di 6 figli, quinto, un ragazzino sensibile, detestavo la scuola. Quindi ho fatto una carriera scolastica stentatissima, era una gran fatica, fino alla fine del liceo, essendo rimandato praticamente tutti gli anni con un glorioso 36, che era il minimo della pena, di cui sono anche in un certo modo orgoglioso, perché è il massimo risultato, non minimo sforzo, perché studiavo ma non avevo grandi. Ero appassionato di motori, di motociclette, di chiavi inglesi, di carburatori, di cose di questo genere, per cui avevo una certa popolarità nella mia classe, appunto. Barattavo le versioni di greco, pulita della candela, e andare a comprare gli accendini a 15 anni, i miei compagni avevano paura di andarci, io ci andavo, poi li rivendevo a scuola. Ho fatto l'università, legge, con scarso interesse, non sapevo bene cosa avrei fatto, ma diciamo che l'evento fondamentale della mia vita è stato quello di, nell'estate della maturità, di andare a aiutare il padre Carena a Rolière, dove portava i ragazzini del centro storico di Genova, famiglie di emigrati di quel periodo. 68-69, famiglie molto faticose, e dopo 3 giorni è scattato questo miracolo della relazione, che ho cominciato ad affezionarmi a questi bambini. Ce n'era uno di loro, di cui ricordo ancora perfettamente la faccia e il nome, che era caduto da un muretto e che si era picchiato la testa. 3 giorni questo non diceva niente, non faceva niente, sembrava morto, e io, quando stavo vicino a lui, mi dicevo: potessi dargli la vita, lo farei. Una cosa del genere non mi era mai capitata proprio. E lì io mi sono accorto che appunto questi bambini mi hanno catturato. E venendo a Genova mi sono infilato in centro storico a cercarli, a vedere dove stavano, in case arrampicate, scale e scalette, case molto povere, famiglie accoglienti, e avevo scoperto le ombre che c'erano dietro la luce di questi occhi. Ho messo assieme 50-60 miei compagni di università, di scuola, in questa avventura del fare un doposcuola, autofinanziandoci il pagamento dell'affitto di un appartamento dove facevamo le lezioni, scuola, insomma, e tutta una serie di altre cose che poi sono andate avanti, in un pullulare di iniziative che nel centro storico ce n'erano, c'erano i bambini di Dio e c'erano gli extraparlamentari di sinistra, o tutti facevano qualche cosa, e da quell'esperienza è nata il CESTO, questa associazione cooperativa che si occupa ancora oggi di formazione e di educazione. Io vengo da una famiglia borghese, stavamo in Albaro, entrare dentro situazioni molto complesse, molto faticose, molto sofferenti, è evidente mi poneva dei problemi e molte domande. E lentamente ho cominciato a dire: beh, io in questa realtà posso fare qualche cosa. Molto entusiasmo, e sono andato a vivere nel centro storico con 2 o 3 compagni di università, che era un misto fra una piccola comune politica e una comunità di ricerca di fede. Eravamo in contatto con la comunità di Bose, era un'esperienza molto bella che mi ha molto modellato. E poi c'era la Compagnia di Gesù, che ai tempi, nel dopo concilio, veniva fuori da una rielaborazione molto coraggiosa, col padre Rupe, che era un padre generale molto coraggioso, profetico, e che suscitava in me una grande ammirazione, una grande voglia di partecipare, di buttare. Ero andato in seminario a vedere qui a Genova, era veramente tutt'altra cosa, e non mi trovavo dentro un contesto chiuso, così, fra i 4 muri. Mi sono trovato nel noviziato dei gesuiti senza sapere bene come mai, non lo so bene manco adesso. Penso che qualcuno mi ci ha chiamato, e c'è un filo nella mia vita. 2 volte che guardo indietro mi sembra di riconoscere che questo filo c'è e che continua ad esserci. Nell'86-87 ho finito la formazione, ho fatto un anno in Francia molto importante con la comunità dell'Arche, con le persone con handicap mentale, e arrivato a Genova con un altro mio compagno, con padre Nicola Gai, abbiamo preso in mano San Marcellino. Tra il liceo e la compagnia avevo una vita densissima, facevo mille cose, quindi. Ha però di tanto in tanto fermarsi, e ecco, gli esercizi hanno rappresentato per tutta la mia vita questo tempo in cui fermarsi, accogliere gli strappi della mia vita emotiva, i grandi dolori, ma anche i momenti di pace, di gioia, che mi facevano dire: sì, la direzione è quella, andiamo avanti in quella direzione. Negli esercizi spirituali si dedica un quarto del tempo sulla passione. Vedi cosa ti succede contemplando uno che muore. E questo poi me ne sono reso conto, di gente morire ne ho vista tanta, e morire per i motivi più bislacchi e più ingiusti, e quindi ho capito che fermarsi a contemplare questa roba era
molto istruttivo, molto educativo, condividendo questi stimoli decantati, depositati, trasformandoli in azioni possibili. Ho partecipato per anni a una commissione nazionale sull'indagine sull'esclusione sociale e mi sono trovato a discutere con le persone più diverse. Diciamo che il punto di orgoglio per me, e parlo proprio di orgoglio, è quello di essere riuscito, di essere diventato amico della povera gente, cioè di enumerare fra i miei amici molti povere persone, ma amici veri, amici che mi dicono delle cose. E questo punto è il punto centrale, che credo che l'autorevolezza della partecipazione a questi luoghi è la relazione personale, è l'amicizia con i poveri. Tu puoi dire qualche cosa perché conosci i nomi e i cognomi, non perché hai capito delle cose, hai visto, hai sentito, pensi, hai riflettuto. Va bene, questi sono strumenti che servono. Come strumenti che servono sono poi le organizzazioni sociali. Molto spesso ho avuto a che fare con grosse organizzazioni, grandi cooperative, eccetera, che sono partite da questa ispirazione iniziale, che la relazione è il punto chiave, ma avere poi dimenticato questa cosa ed essersi poi preoccupati degli strumenti, dei soldi, dei posti di lavoro, dell'organizzazione, dei tipi di strutture, di leadership, eccetera, che sono cose importanti, ma sono strumenti per l'assenza di finanziamenti ha come ricaduta immediata la diminuzione dei diritti, cioè se la mensa della parrocchia chiude, la gente non ha diritto ad andare alla mensa della parrocchia, ma se chiude un ospedale o se chiude un servizio per le persone che stanno sulla strada, le persone, se non c'è più il servizio, non hanno più il diritto. Questo è un discorso estremamente rigoroso, importante, sul quale non si può fare dei passi indietro, bisogna essere determinati nella denuncia. Il fatto che si possa fare marcia indietro su queste cose e passandole sotto silenzio è molto grave. Dall'altra parte c'è un'idea di stato sociale che non deve affidare ai privati la gestione e la risposta a questi diritti. Problema fondamentale perché se i privati sono loro che gestiscono queste risposte, i diritti possono scomparire e diciamo l'ente pubblico quasi non se ne accorge. L'ente pubblico che può anche affidare ad altri la gestione di alcuni servizi, ma deve mantenere assolutamente una supervisione e un controllo sull'efficienza, sulla qualità e sulle capacità di produrre dei servizi adatti. Quindi bisogna assolutamente fare in modo di convertire lo scandalo che tu vivi nella relazione con queste persone in termini di riflessione, proposizione e poi anche possibilità di intervento concreto. L'ente pubblico dovrà essere amico dei poveri, cioè conoscere le loro vicende, le loro fatiche, le loro difficoltà ed intervenire. E quindi questo lavoro di andata e ritorno dall'esperienza che si fa al fronte, che si raccoglie alla base, che io dico, si rastrella nelle situazioni più diverse. È fondamentale che venga portato nei tavoli, nei luoghi dove ci sono anche gli strumenti per riflettere, capire, progettare, stimolare, proporre. Il lavoro sociale deve essere fatto da professionisti, da persone capaci di leggere le realtà, di dotarsi di strumenti e di arrivare agli obiettivi. Il volontariato è un valore aggiunto che non è monetarizzabile, è il valore aggiunto della relazione, della composizione dei conflitti, dell'incontro fra persone diverse. Però ecco, la tentazione che si sta avendo negli anni è sempre di più che il volontariato sostituisca il pubblico nell'adempimento dei propri doveri istituzionali in risposta ai diritti delle persone, questo è molto rischioso, molto rischioso. Non si aiuta i poveri facendo la carità, ma partecipando alle loro sorti, alla loro vita, facendoli entrare dentro le comunità, dando protagonismo, dando parola, ascoltando quello che hanno da dire, eccetera. La funzione dei poveri in questo mondo è proprio quella di contagiare con la loro situazione, con la loro povertà, il nostro cuore per arrivare a dire che non si può leggere la realtà se non a partire dal loro punto di vista e non da partire da quello degli altri. Se una società pensa a partire da quelli che sono più in difficoltà, è una società matura che è capace di comprendere tutti e di far stare bene tutti dentro il suo contesto. L'assistenzialismo divide, la buona dama che porta il pacco e se ne va tappandosi il naso. L'altro deve poterti invadere, e quindi puoi portargli il pacco, ma devi essere disposto a ricevere, mentre dai il pacco, tutta la sua fatica, la difficoltà, anche la rabbia che può avere dentro mentre lo riceve, eccetera. La beneficenza vuol dire compromettersi,
compromettersi con le proprie cose, che è una cosa molto importante. Dipende da come la fai, cioè se la fai per sanare dei buchi che hai dentro di te, dei sensi di colpa, è un grave rischio, perché può tagliarti la vista. Se la fai perché tu pensi che hai qualche cosa di buono da dare agli altri e lo dai gratuitamente perché gli altri sono importanti per te, è un atteggiamento di una grande profondità, di una grande bellezza, di un grande significato. È come l'elemosina che si fa per le strade: se tu la fai per toglierti della gente il seccatore dai piedi o toglierti qualche scrupolo di coscienza, è un palliativo che non ti aiuta, anzi ti danneggia. Se tu la riesci a fare guardando negli occhi quell'altro e desiderando di capire cosa c'è dentro, dietro questa barriera di questo volto, ti può aprire lo sguardo, ti può far bene, insomma. Quindi dipende molto dal significato che tu dai alle cose che fai. Quando saremo capaci di intersecare gli orizzonti diversi e le situazioni della persona cosiddetta diversa, saremo sicuri, perché possiamo discutere di qualunque cosa. Allora non ci sono telecamere, non ci sono panchine fatte alla rovescia, non ci sono strutture che mettono fuori dalla vista della gente chi sta male, che salvano le situazioni. Quelle non salvano, aumentano i conflitti. Per esempio negli Stati Uniti il sistema carcerario risponde ad una quantità di bisogni sociali impressionanti, cioè i matti finiscono in carcere, i tossicodipendenti finiscono in carcere, i senza dimora finiscono in carcere, perché in carcere non si vedono più e ti costano di meno. Le carceri americane sono istituti privati quotati in borsa, hanno un pacco di soldi, perché alla fine se ti organizzi bene ti costa meno tenere una persona in carcere che non accompagnarla nella sua difficoltà psichiatrica, nell'elaborazione della sua difficoltà, della sua storia, dei suoi progetti, delle sue capacità che richiedono vicinanza, eccetera eccetera. Quindi è enormemente rischioso questa possibile deriva, perché tu pensi di risolvere i problemi con delle istituzioni che non accompagnano. Quindi lo stare per strada è poi l'espressione del disagio, ma il motivo è ho paura di affezionarmi a qualcuno perché ho paura di essere di nuovo lasciato e quindi non mi affeziono più e chiudo le relazioni. Quindi ci sono atteggiamenti nella nostra società che lavorano nella direzione di creare delle isole protette e sicure, che siano le città del nord rispetto a quelle del sud, che siano i paesini un po' più ricchi rispetto ai paesini un po' più poveri. Questi atteggiamenti sono profondamente antievangelici, contrari al Vangelo. Mi preoccupa qualche volta che la Chiesa non prenda delle posizioni più rigorose. Il grande rischio che io vi intravedo è di creare una mentalità che diventa alla fine accettata e accettabile, quindi escludendo le persone che faticano a vivere, escludendo la sofferenza dall'orizzonte, si perde quel catalizzatore capace di ridare senso alle nostre vite. Il grande rischio della Chiesa nella paura del dialogo con la diversità, perché anche la Chiesa ha paura dei poveri, ha paura dei diversi, ha paura dei lontani, ha paura di quelli che pensano diversamente, perché ha paura che li possa minacciare. È la paura della diversità culturale, degli approcci diversi che possono portare a delle conclusioni diverse in termini di comportamento, di etica. Chi cerca si trova davanti a una sorta di muro e di risposta, di resistenza, perdendo quindi anche però la ricchezza della molteplicità che c'è nella realtà che ci circonda, e di conseguenza il rischio di chiudersi dentro quei comportamenti e quegli stili di vita che sono protetti e rassicuranti: la liturgia, i riti, anche le regole, le norme, molto spesso rassicurano, perché si ripetono sempre allo stesso modo, si sa come si comincia e si sa come si finisce, mentre invece siamo sfidati da un mondo che più o meno sappiamo come è cominciato, ma non sappiamo come va a finire. Non abbiamo nessuna verità da vendere, se non quella del Vangelo e dell'amore radicale per gli altri e del dare la vita per il proprio nemico, che è un impegno enorme, splendido, ma anche difficilissimo. Però credo che questo impegno dell'annunciare il Vangelo, gli altri, lontani, diversi, lo assumono, lo accolgono con grande interesse. Non accolgono gli atteggiamenti che qualche volta appunto la Chiesa può assumere di paura, di resistenza rispetto alla novità. E credo che l'uomo di oggi sia consapevole di questo, ecco. È una Chiesa così fatta di chiese deserte e di mancanza di vivacità di base, non attira più nessuno. Neppure
si reagisce contro questa chiesa, ma si è indifferenti, non la si conosce neppure. E questo credo che sia la chiesa tipica dell'Apocalisse che fa un po' paura. Questa è la Vaticana.